Vado a vedere le news. Allora, la notizia super bella è che appunto uscirà questo nuovo film della saga di Romero. Ma voi direte, ma Romero è morto, campione del mondo? Beh, non proprio del mondo, però del mondo italico sì. Grande Massimo, grazie che sei venuto qua. Ti sei perso la mia... prima avevo la bandiera addosso la bandiera dell'Inter. Allora, Romero è morto da circa 4 anni, quindi voi direte, ma come cazzo è possibile che esca un nuovo film di Romero? Andiamo a scoprirlo insieme. Cosa scegliamo? Bad Taste? Scegliamo... ma io mi chiedo, ma un sito che si chiama Tom's Hardware? Cazzo c'è azzecca con i film horror? Andiamo su Empire, che mi sembra... Allora... ah, ma questo è inglese. No, dai, non è... ma sì, facciamo finta di capire l'inglese. Allora, nuovo film dedicato alla saga di Romero. Grazie per i cuori nerazzurri. Non se la prendano tutti quelli che guarderanno anche il video in differita, se non sono tifosi dell'Inter. E si chiamerà Twilight of the Dead, che chiaramente per tutti gli odiatori della saga di Twilight diranno, ma che brutto, mi ricorda Twilight. Ma fregatevene voi di questa cosa. Anch'io ci ho pensato, ma cazzo, sembra Twilight. Scusate. Io sapevo che c'era un altro film in ballo che volevano girare il figlio e la figlia, una roba del genere. Non mi ricordo se ha un figlio o una figlia, Romero. Sta di fatto che questo è, diciamo, benedetto, questo film, dalla moglie di Romero. La moglie di Romero... ovviamente non erano separati, quindi penso, insomma, che conoscesse bene la volontà del marito. E un'altra cosa figa, oltre alla benedizione della... mettiamola la foto, che sì, è un po' più carino. Ecco, va, sembro quasi un giornalista di quelli seri. L'altra cosa figa è che questo film, Twilight of the Dead, cioè il crepuscolo dei morti viventi, insomma dei morti in realtà, è un film che Romero ha scritto, cioè il soggetto, il trattamento di questo film l'ha scritto Romero insieme, allora mi sembra, insieme a Paolo Zelati, che è un critico cinematografico, nonché... non so se ho spento la musica o ho abbassato il punto che non si sente più. Un critico cinematografico che, beh, insomma, penso conoscesse Romero, e hanno scritto insieme l'inizio della storia. E poi Romero purtroppo è morto, e con la benedizione appunto della moglie e tutto, questa cosa è continuata. Zelati ha finito il racconto e diventerà un film. Sono alla ricerca, da quanto traspare da questi articoli e le dichiarazioni della moglie, sono alla ricerca di un regista, per cui ecco, questa scelta mi incuriosisce molto, cioè questa scelta che loro devono fare, giustamente mancava solo il tramonto. Bravo Lorenzo, grande, che sei sul pezzo, cazzo, vedi che, oh che figata, speriamo di aver trovato un altro di noi. Quello che manca, quello che volevo dire è che secondo me è proprio, è cruciale, cioè io ho una grande attesa per quale sarà il nome scelto per dirigere il film di chiusura della saga di Romero. Io apprezzo tantissimo questa operazione, perché è un'operazione estremamente romantica, estremamente da amanti del cinema horror e quindi, soltanto raddrizzo qua, mi sembra un po'... ah no, ma, tra l'altro c'ho il tasto destro, centra orizzontalmente, basta, fatto. È una cosa fighissima. Adesso, poi non lo so, ditemi anche voi in chat che cosa ne pensate. Cioè, qual è un regista che vedreste bene per dirigere un film che è il film di chiusura della saga dei morti viventi di Romero e che è stato scritto inizialmente da Romero e Zelati, e finito da Zelati, che è un italiano, ragazzi, cioè, quindi... poi vabbè, dal cognome anche Romero sembrerebbe un italiano, o un italiano o comunque uno di queste parti.
di origine, insomma. Che nome? Guarda, è veramente una roba. Cioè, è difficilissimo rispondere a una cosa del genere. Cioè, che regista può fare? Grande Dani. Oh. Vedrei bene Neil Blomkamp, che è il regista di questi film di fantascienza. Adesso non me ne vengono in mente il nome, però li vado a vedere perché è una bella suggestione quella che hai tirato fuori tu, Dani. Grazie di essere arrivato, se no mi sentivo veramente solo, anche se Lorenzo è una buona compagnia. District 9, bellissimo film di fantascienza. Elysium, bellissimo film di fantascienza con Matt Damon. E Chiappi, 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 sempre, vabbè, Human Droid si chiama in realtà in italiano, però. Il personaggio si chiama una roba del genere. Tra l'altro, in questo film ci sono anche come si chiamano? Due cantama. Ci sono dei personaggi assurdi. Comunque, tutti e tre i film sono belli. Pazzesco quanto è bravo. Poi, lui ha anche un film precedente. Ha anche un film che io non ho visto. Che si chiama Conviction. Che è uno short. Ecco perché non l'ho visto. I short sono difficili da trovare. Comunque. Blomkamp non è in cantiere, ha già pronto, sta per uscire Demonic, il suo primo film horror. Quindi sono molto contento perché un regista così bravo che fa tre film di fantascienza così belli, con grande stile, con grande bravura, fa Demonic che è un film horror. Allora sì, cazzo, c'hai ragione Dani, è il nome perfetto perché è molto serio, è molto mi piace perché e prende molto seriamente il suo lavoro e c'ha una grande mano, un'impronta sui suoi film. Quindi va bene, è un'ottima proposta. Scrivi alla moglie di Romero e digli la tua idea, magari la prende in considerazione. È un grande lascito, è un grande onore per il regista che farà questo film concludere questa saga, io penso. Al di là del compenso, al di là degli introiti economici. Ecco, in questo contesto, trovo assurdo che giovani di oggi diano dei meriti spropositati alla saga The Conjuring, ok? Quindi quando uscirà The Conjuring 3, che tra l'altro non è diretto da James Wan, ma è diretto da un regista che ha già dimostrato di non avere grande talento. The Conjuring 3 spopolerà, farà un sacco di soldi, eccetera. Probabilmente questo film non avrà tutto questo successo. Avrà grande successo perché c'è una grande storia di fan dagli anni 70 ad oggi, anzi 69 mi sembra che sia, 68 o 69 il primo film di La notte dei morti viventi, che tra l'altro è il film che io cito sempre come il mio film horror preferito. Se devo scegliere, dico sempre Romero. Per me Romero è sempre stato un grande punto di riferimento cinematografico. Mi è sempre piaciuto proprio lo stile, la semplicità. È proprio il top assoluto. Mi piacciono. Però ecco, poi in realtà non ho un film. Però appunto se devo scegliere, scelgo quello. Tra l'altro non ho un'edizione così bella ho un DVD normale. Mi piacerebbe avere qualcosa di un po' più serio. Quindi questa è la fantastica notizia. Scusate, intanto devo leggere una roba. Se volete farmi delle domande riguardo ai film di zombie, eccetera, eccetera, poi vi voglio dire anche un'altra cosa su film interessanti, registi interessanti che hanno fatto che vorrei che facessero degli horror. Minchia, che papiro che mi hanno scritto. E niente,
Mi sembra una notizia stra figa, no? Che cos'è? Purtroppo devo scappare, sto per tornare a Verona, vedrò il video in differita. Grande, grande, dai, comunque non dura molto, perché appunto oggi sono andato a festeggiare lo scudetto in Piazza Duomo. Non è che io sia un fanatico, però ci ho portato il bambino, che mio figlio ha 6 anni, il suo primo scudetto, insomma, ci stava. Ci siamo messi la maglietta dell'Inter, a me stava un po' stretta, sembrava una salsiccia, però l'ho fatto per fare il padre, ed è giusto così, insomma. Detto ciò, sono contento perché mi piace l'idea di vedere la Juve perdere. Spero che finisca fuori dalla Champions. No, vabbè, qua ho perso qualche iscritto sicuro. Ma vabbè, fa niente. Se uno si disiscrive solo per questo, è un povero coglione. Grande cosa, vediamo qua se torno. Ah, torno, ok, perché a volte tornavo su questa schermata e spariva completamente la chat. Boh. Allora, bravo, hai tirato fuori un bell'argomento, Lorenzo. Io tra le cose forse ho più paura per gli effetti speciali che metteranno, perché se li fanno troppo visibili non è il massimo. Non ho capito cosa intendi se visibili. Cioè, a me un effetto speciale fatto bene, che si vede bene, mi piace. Soprattutto se è analogico. Scusate, se è fatto a mano, no? Con lattice, plastiche, insomma, come si facevano una volta, come ancora qualche regista comunque ama fare. Oppure ci sono delle ottime soluzioni di mix tra appunto l'effetto manuale e l'effetto digitale. Ci sono degli ottimi risultati in alcuni film, quindi a me il digitale mi piace quando va magari a sopperire un attimo, cioè a modificare, a migliorare alcuni aspetti, però non è pesante. Quando invece fai tutto in digitale e lo fai pure male, c'è questo effetto fittizio, bruttissimo. Per me un film di zombie può anche non avere neanche un morso, non so come dire, è una provocazione la mia, chiaramente, perché nel cinema di genere, è un po', insomma, uno si aspetta un po' di sangue, però si può comunque raccontare delle storie tremendamente spaventose e anche di zombie, secondo me, senza neanche dare o vedere un morso in una scena. Poi è chiaro che ci saranno dei morsi, ci saranno degli ammazzamenti, eccetera. Ma poi, come ben sapete, a farne le spese sono sempre di più gli zombie nei film di Romero che gli umani, quindi. Perché poi gli zombie nei film di Romero acquisiscono un'identità tale per cui nel momento in cui vengono uccisi ti senti anche un po' in colpa, cioè ti sembra quasi una guerra tra specie. Romero ha sempre trattato gli zombie come se fossero una specie diversa che è destinata, diciamo, a popolare il mondo dopo gli umani, quindi come se fossero appunto una questione evoluzionistica quasi della storia, quindi. Ah, grande Lorenzo, per visibile intendo non fatto bene, scusa, va benissimo, ho capito comunque. Sì, l'importante è che siamo fatti bene, bravo, sono d'accordo con te, speriamo che sia così. Ti do un saluto e grazie mille per essere stato qua. Sappi che comunque facciamo diverse live, non tantissime. Insomma, io sto cercando di aumentare il volume delle live. Mi trovi anche in live su Instagram ogni tanto, dipende dal tipo di live, e puoi leggere le mie recensioni sul sito. E niente, poi non so se vai su Facebook, trovi anche lì. Grazie mille per essere stato con me, grazie per l'iscrizione e sappi che puoi anche abbonarti se hai Prime. Ciao. E niente, allora rimetto la musica e aspetto che qualche ragazzotto qua che mi sta seguendo magari in live mi scriva qualcosa così per farmi anche un po' compagnia. Sto ancora 10 minuti. Sto ancora 10 minuti. Bellissima la proposta di fare il film a Blomkamp, perché è un grande Thomas. Sei arrivato adesso, immagino. Sì, perché sennò mi avresti salutato. Non hai visto il mio exploit con la bandiera dell'Inter sulle spalle? Ma che cazzo succede? Volevo mettere la musica.
Come nessuna connessione disponibile, ma sarai proprio zozzo dentro. Ma perché io metto una roba? Ragazzi, pagatemi un abbonamento a Spotify. No, per fortuna, maledetto milanista, non sai quante te ne stanno dicendo in Piazza del Duomo in questo momento. Comunque, stavamo parlando del nuovo film Twilight of the Dead, che uscirà, l'ultimo film della saga di George Romero, mi sembra una bella notizia, insomma. Allora, oggi, vabbè, oggi c'è stata sta cosa, se no avrei organizzato anche una live dove avrei parlato di due film che sono Alone, Sputnik e non penso che parlerò di Saint Maud per un po', perché Saint Maud è uno di quei film dove secondo me bisogna spoilerare tanto per parlarne, anche se non è che poi ha una storia così profonda. Però se una persona non l'ha visto, per me è molto difficile parlarne senza rischiare di andare vicino allo spoiler. Quindi preferisco per adesso tenermelo lì. Magari quando uscirà un'edizione, un video, nel caso mi arrivasse, potrei fare. Ma anche se non mi arrivasse, cioè anche se la comprassi io, potrei fare una live dove spoilerò. A quel punto magari il film è in giro da un po', magari. Se lo mettessero tra un po' magari gratis, compreso diciamo nell'abbonamento Prime o Netflix da qualche parte, allora sì, potrei parlarne un po' di più. Comunque è un film che ho apprezzato moltissimo, anzi penso che sia uno di quei classici film che apprezzerò ancora di più alla seconda visione, che spero ci sarà. Perché non è banale come è fatto, secondo me. E ci sono delle cose che si possono cogliere di più in una seconda visione. Quindi Saint Maud, tanta roba, tra l'altro di una donna. Io faccio tantissimo il tifo per le donne registe perché mi piace proprio il fatto che si riprendano uno spazio che gli è sempre stato negato, come in tutti gli altri ruoli della società, e in questo campo se lo stanno molto lentamente, perché la sproporzione tra registi uomini e registe donne è enorme, come politici donne, politici uomini, eccetera, eccetera, eccetera. Però appunto io faccio il tifo perché fa solo bene avere un punto di vista di questo tipo, ecco. Di tutti i tipi, ecco, che tutti i tipi di persone, gli esseri umani possano dire la loro. Se volete vi dico che cosa penso, così per fare un po' di attualità a proposito di esseri umani e di diritti. Se volete vi dico cosa penso del discorso di Fedez del 1º maggio, però dovete, non so, spolliciare, anche se qua non si può spolliciare. Fatemi sapere, tanto sono qua. Do un'occhiata, voglio dare un'occhiata all'articolo. Allora, ho fatto questa nuova grafica, guardate che bello. Ok, possiamo scorrere e vedere. Ma quanto è carino! Possiamo scorrere e vedere insieme le cose. Era del 68 il film, il primo film che poi è il mio film preferito. Fammi sapere, ha scatenato il finimondo. Ha dato una fortissima. Poi vabbè, ci fu il famoso film di Zack Snyder che tutti si indignarono, ma io penso che non c'è nulla da indignarsi. Ha fatto un film carino Zack Snyder, nulla di eccezionale, con dei momenti anche molto, molto belli esteticamente, e montaggio anche, musica, insomma, ci sono delle cose fighissime. Mi è piaciuto molto nell'Alba dei Morti Viventi di Zack Snyder, il 2014 è il film di Zack Snyder. Mi è piaciuto molto. Un montaggio fatto con la canzone di Johnny Cash,
si chiama, mi sembra The Man Comes Around, una roba del genere. Si chiama la canzone di Johnny Cash, una canzone bellissima. Io amo Johnny Cash. E ha montato tutti i pezzi di telegiornali e repertorio, finto repertorio, o repertorio anche vero, forse per far vedere il mondo che va a rotoli per colpa dell'invasione degli zombie, insomma, dell'epidemia zombie. Grande, Davide Watch Film, il mio super patron, grande forza Inter sempre, ma forza anche alle altre squadre, oneste. Ma no, forza, forza, voglio fare il diplomatico, forza a un calcio pulito e meno come quello che è adesso. Quindi, cioè, lo dico da persona che ha appena vinto lo scudetto, da tifoso che ha appena vinto. A me questo è un calcio che non piace, troppo, cioè, era rovinato già da decenni, però sarebbe bello tornare al calcio di una volta. Però vabbè, insomma, ci sono anche tante cose buone invece in calcio moderno, come nel cinema, quindi insomma, cerchiamo di non essere sempre i soliti che dicono. Quindi forza Inter, andiamo avanti e speriamo la Juve fuori dalla Champions. Quando dico queste robe penso, ah, cazzo, mi si disiscrivono due gobbi tra poco. Due gobbi, perché non è che ho molti iscritti. Comunque, il feed di Snyder c'ha questo montaggio con pezzi di telegiornale con la canzone di Johnny Cash, bellissimo. Oppure scene d'azione all'inizio, soprattutto in cui l'infermiera viene assalita dagli zombie, corre in macchina. Sono fatte bene, dai. Sono un po' tamarruse, cioè, però sono fatte bene, sono divertenti. C'è del mestiere, c'è della. Insomma, ci si sporca le mani. E anche molto belle le parti finali in cui bardano questo pullman, lo rinforzano come una specie di carro armato. Una scena che richiama un po' l'A-Team, no? Non so se vi ricordate l'A-Team, che era questo telefilm di questi reduci del Vietnam, braccati dal governo, che ogni volta che devono scappare da qualche posto prendono un furgone, dei gelati, e lo trasformano in un fucking carro armato che spacca tutto. E quindi il grande Sara, un abbraccio ai miei sostenitori donatori. Streamlabs, quindi figata, insomma, per me è divertente. Ecco, questo nuovo film che uscirà, Army of the Dead. Ho paura che sia veramente troppo troppo tamarro, però non voglio giudicarlo adesso. Una cosa la giudico sicuramente, una tigre, tra l'altro una tigre bianca che si vede nel trailer, una tigre zombie. Allora, l'idea mi piace tantissimo, dell'animale zombie, cani zombie di Resident Evil, ci sono tante. I mezzi cani del Ritorno dei Morti Viventi, non so se ve li ricordate, i mezzi cani che quando cadono per terra, tagliati a metà, continuano a abbaiare. Così, bellissimi. Quindi mi piace l'idea della tigre bianca zombie, però è fatta di merda, ragazzi. Cioè, ve lo faccio dire. Magari un giorno faccio una live con il mio amico Alessandro Tagliabue, che lui lavora con gli effetti digitali, fa anche 3D, tutte queste cose qua. Insomma, io non so bene cosa fa, però so che le fa queste cose. Infatti la tigre zombie di CGI fa schifo come è fatta. L'idea è bella, fa schifo come è fatta. La tamarria di quella scena può anche essere divertente, ma la tigre è fatta male. E questo rompe la sospensione dell'incredulità che può esserci anche in un film stronzo come questo, stronzo in senso buono, cioè il film stronzo inteso come, per esempio, il film che ho visto, che non è un horror, anche se ci sono scene gore violente, l'altro giorno, perché avevo comprato la Steelbook a 2 euro da 1 euro, si chiama Beach Slap, ed è un exploitation moderno, tutto quello che vuoi, che poi ho scoperto diretto dal regista di Baywatch, non so, comunque alla fine però è una tamarrata che
È divertente, cioè regge tutto, c'ha il suo stile. Secondo me funziona come film. Poi c'è chi potrebbe anche definirlo un guilty pleasure o pleasure o comunque un cult per lui, ecco. A me è piaciuto, però non, mi ha divertito, mi è piaciuto. Poi, vabbè, ci sono tantissime attrici bellissime, molto sexy, molto, molto belle, proprio topo, cioè, detta proprio in parole povere, topone. E cavolo, non so, è un po' così, un po' hot, eh? Un po' hot. Magari il maschio sensibile ci rimane un po' soggiogato, ecco. Io ci sono rimasto soggiogato perché comunque. Unire il divertimento cinematografico a questo più lo so, lo trovo stimolante, mi piace molto anche nell'horror la parte sexy. Quindi poi vabbè, questo non è un horror, però è una tamarrata. Ecco, Army of the Dead non è quello, per fortuna, perché poi però ecco, la tigre in CGI anche no. Poi vedremo che cos'è alla fine sto coso che arriva su Netflix, tra l'altro tra poco. Andiamo giù, vediamo cos'altro dice di interessante.